Questo è il nostro obiettivo. Grazie, soldato. Veicolo nemico localizzato. Babe, Jambalaya, ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale. Sto giocando, se così possiamo dire, ho giocato una delle quattro nuove mappe dell'espansione Dragon's Teeth uscita quest'oggi, 15 luglio 2014, per i membri premium, anche se vedrete questo video sicuramente domani. La mappa che stavo giocando in questo momento era Drago Sommerso. Avevo giocato prima di questa un piccolo spezzettone di un'altra mappa in modalità fanteria, che però si è conclusa con un 17-3 non molto entusiasmante, mentre invece questa partita mi è piaciuta molto. È un'ottima partita e ve la voglio mostrare. Non è completa perché, come ben sapete, presa con share, la sua durata massima è 15 minuti. Se volete vedere questo video fino alla fine, beh, speriamo di riuscirci sia io a parlare, a cercare di intrattenervi, sia voi nell'ascoltare uno che rompe un po' le scatole. Qui C4ista che mi voleva prendere, però oramai sono preparato e sono pronto. Ho avuto la maturità, quindi purtroppo non ho potuto caricare video molto frequentemente. Con il tasto share, ecco, ormai, come avete potuto un po' vedere, sto prendendo dimestichezza, quindi sto riuscendo anche a aggiustarmi bene. Quindi niente, potrete vedere sicuramente video sulle nuove console next gen, ecco. E ho colto l'occasione per ritornare con voi con un video nuovo, nel mostrarvi qualcosa che possa piacervi, e spero che sicuramente vi possa piacere questo video in nuove mappe. Sicuramente caricherò il video il prima possibile, proprio perché sia così, e cercherò anche in futuro di mostrarvi video che non siano noiosi. Mi rendo conto da solo, anche rivedendo i miei video, sono orgoglioso dell'andamento del canale, però cercherò di migliorarlo e ascolterò anche i vostri consigli, perché mi fa veramente molto molto piacere ascoltare i vostri consigli, i vostri pareri per migliorare me, e anche perché questi video siano anche più gradevoli da vedere per voi, perché appunto a questo. Parliamo un po', ecco, di questa mappa, di questa modalità, ecco, facciamo un po' due chiacchierate. Allora, questa qui è Drago Sommerso, in cui utilizzerò per tutta la partita il lab, non morirò mai, e come avrete potuto vedere, perlomeno chi mi segue su Facebook, questa partita si concluderà con un 34-0, non per vantarmi e bla bla bla, solamente per dirvi come è andata a finire, che appunto purtroppo non potete vedere la fine, visto che il video dura al massimo 15 minuti. Sono stato soddisfatto, prima volta che giocavo questa partita, ve lo posso assicurare, però ecco, me la sono giocata, se così possiamo dire, camperata, anche se in realtà ho cercato di viaggiare, nel senso spostarmi per la mappa, anche perché fosse possibile, per chi vede la struttura della mappa quale sia, insomma, dove sono i punti caldi, eccetera eccetera. Sono soddisfatto. Vabbè, parlando un po' degli accessori, utilizzavo lo zoom, poi utilizzavo la protezione attiva, il missile TOW e la corazza reattiva. Ho finito il LAV con 100 stelle, quindi diciamo che è un mezzo in cui mi giostro molto molto bene, e quindi mi ha permesso anche di viaggiare, uccidere e portare a casa un ottimo gameplay. Interessante come mappa, possiamo vedere proprio in questo momento in mezzo alla mappa questa casa, questo palazzo sommerso in acqua,
ho notato un po' di problemi nel navigare in non più che altro navigare in acqua, ma praticamente la struttura è sommersa in acqua, che non è un'acqua molto alta, e in certi punti è asciutto il terreno. Ci sono parecchie dune, però ho notato un po' di bug, tipo nel muoversi mi muovevo un po' stentatamente. La mappa che ho giocato prima era solamente fanteria, è un DLC che non punta a essere il top della gamma della mezzistica. Questo mi dispiace, perché in Battlefield si punta a aiutare la fanteria, si puntano in queste mappe ottime per la fanteria, però non vedo molta mezzistica. In teoria ho giocato in conquista grande, quindi dovevamo essere 32 contro 32 se non erro, ma mi sembra proprio di sì, e per 32 persone c'è solamente un LAV e un elicottero scout, qualcosa di veramente imbarazzante se consideriamo che questo gioco è il primo per le console che comprende 32 giocatori. Io mi aspettavo dalla DICE che non dico ci fosse un mezzo a persona, ma perlomeno dei mezzi che permettessero anche che permettessero a più giocatori di utilizzare mezzi e quindi anche magari a divertirsi oltre che a fare fanteria, anche perché è difficile spostarsi. Capisco che la mappa è molto stretta, come potete vedere, molti cunicoli, molti edifici eccetera eccetera, quindi lo spostamento per la fanteria è ottimo per nascondersi e tutte quelle minchiate lì, però ecco, mi sembra un non so che. E parlando di battle, ecco, qui potete vedere, mi sembrava un po' buggata la cosa in queste dune strane. Comunque, una piccola novità, ho platinato Battlefield 4. Non so come ho fatto, sono stato aiutato da un amico, niente, avevo visto che comunque era riuscito a ottenere tanti trofei, mi ha detto che comunque complessivamente non era difficile, infatti è stato così. E vi consiglio di platinarlo perché è facile, a parte due o tre missioni online, tutto il resto è offline e potete benissimo fare il platino. E anche una bella cosa, è un gioco che merita tantissimo. Poi niente, vi voglio dare ecco dei piccoli aggiornamenti. Io ho dato via Code Ghost perché altrimenti spaccavo il CD, sia perché non giocavo molto al gioco, sia perché comunque mi aveva veramente stancato, mi sono pentito tantissimo di averlo acquistato. E ho acquistato in sostituzione Second Son, videogioco abbastanza carino e merita, ma non merita sicuramente 50 euro, merita di meno perché è un gioco offline. Vabbè, non sto a perdere tempo in parlando ecco anche in generale dei DLC di Battlefield 4. Sono contento che escono molto frequentemente, molto velocemente rispetto al premium di Battlefield 3, che ci ha portato ad avere un endgame talmente tanto tardi che il gioco sarebbe morto pochi mesi dopo, e quindi diciamo che c'è stata un po' di frustrazione. Tirando le somme, il premium non è che sia stato così avvincente. Magari l'ho apprezzato di più in Battlefield 3, forse perché era una novità così. Adesso ormai tutti i videogiochi più o meno puntano ad avere questo fottuto premium, in cui premium oppure pass che comprende tutte le varie espansioni per 50 euro, e vi devo dire ne vale la pena fino a un certo punto. Io sono un fan accannito e quindi apprezzo il fatto che ci siano punti doppi per farmi salire velocemente dei mezzi. È sicuramente un avvantaggiamento senza alcun dubbio per i giocatori che lo prendono, però ecco, sicuramente non è che uno che prende il premium diventa obbligatoriamente un pro gamer.
ha solamente delle armi in più che però rispettano i bilanciamenti. Vabbè, potranno esserci armi buggate, ma non aspettatevi un'arma che sciotta con un colpo. Quindi tutto sommato il gioco fila liscio. Qui potete vedere un'uccisione che mi domando ancora come io abbia fatto. Comunque, appena ho concluso questo video mi sono messo a fare questo commentary, quindi vi dico che ho giocato solamente il 50% delle mappe di Dragon's Tears. Però ecco, è un DLC che è insipido, non è che mostri gli artigli sia veramente interessante. China Racing è stato un DLC e è tuttora un DLC interessante, un gioco di fanteria abbastanza carino, però ecco, più o meno ci troviamo agli stessi livelli di Dragon Sphere, cioè è un DLC un po' insipido. Second Assault sembrava chissà cosa, finalmente si gioca le mappe vecchie di Battlefield 3, però ecco, ho comprato un gioco nuovo e mi ritrovo le mappe vecchie, che sì, sono state cambiate, sono perfettamente d'accordo, ma la struttura è la stessa, gli sviluppatori non è che abbiano fatto i salti mortali per modificare quattro mappe, anche se la struttura, l'evolution le ha rese sicuramente innovative, le ha rinfrescate, ha dato una botta di fresco, nel senso che sono delle mappe che sono state modificate a mo', e quindi sono soddisfatto. Però ecco, gioco a Operation Metro in 32 contro 32, poi sappiamo tutti quanti che ci si ritrova nelle scalette, gli americani non riescono a fare due o tre passi se la fazione russa riesce a tenerli a bada. Sappiamo già che i russi vincono l'80-90% delle partite lì, e ci sono molti squilibri, pur essendoci molte scalette o molti modi per accedere al punto caldo di B, la situazione è sempre statica. In operazione prigione abbiamo la stessa cosa, però ecco, ci sono più modi per aggirare gli avversari, e operazione prigione è sicuramente a mio parere migliore di Operation Metro 2014. Poi, parlando di Naval Strike, io sono soddisfatto, anche se molti non la pensano come me, poiché abbiamo molti isolotti, c'era l'aspettativa di una supremazia navale che però ecco non c'è stata, e quindi ha reso più o meno tutte le mappe di Naval Strike molto ma molto simili a Tempesta Parachel. Quindi abbiamo molti isolotti. Naval Strike, che cosa ci aspettiamo? Ma abbiamo semplicemente due barchette a fazioni, due barchette per 32 persone, e quindi c'è un po' di amaro in bocca. Questi DLC sono veramente fatti con il culo, se ci parliamo in parole povere. È così, infatti siamo un po' presi per il culo. Io quando accendo la play, quando gioco a Battlefield, io punto sempre alle mappe di Battlefield 4, perché sono quelle che mi piacciono di più, sono quelle che si distaccano di più di tutto, cioè nel senso abbiamo molta varietà tra una mappa e l'altra, mentre invece, essendo in pacchetti le mappe e non avendo visto nessuna rotazione di server che comprende più mappe con diverse mezzistiche, con diversi stili di giochi, tra cui la fanteria o i mezzi eccetera eccetera, mi trovo un po' alle strette nel voler giocare con partita rapida conquista solamente in Naval Strike, in cui mi ritrovo a giocare alla fine a un DLC che comprende sempre lo stesso andamento di gioco con le stesse dinamiche, perché alla fine, se ci parliamo chiaro, sono tutti isolati. Ok, il video è finito, ho parlato più del dovuto. Io vi ringrazio,
datemi un vostro parere, dite la vostra a riguardo, sarò contentissimo di ascoltare i vostri pareri. Un saluto da Ghost Alpha, Jambalaya, ciao a tutti ragazzi e Bangarang.